Benvenuti nel mio semi-interrato qui ai piedi delle montagne rocciose. Non ho un balcone, ma da qui posso vedere facilmente l'intera città di Roma. Lo so che non è bello leggere un discorso, ma se fosse senza questo pezzo di carta, spaglierei ancora di più e, non lo so, forse infliggerei danni permanenti alla vostra bella lingua. Invece di provare a darvi informazione su un altro bel posto di Roma, io vorrei porre una domanda. Come tenere a mente che oltre le bellezze che ammiriamo, esiste anche un volto sconosciuto e inesplorato della città? Siamo colpiti quando vediamo il Panteone, San Pietro, ed è naturale che dedichiamo gran parte della nostra attenzione ai siti più intatti e più belli. Ma c'era una volta anche il teatro di Pompeo e c'erano forse anche 30 archi trionfali che oggi non esistono più. Non hanno anche loro i loro segreti? C'è quindi una risposta facile alla mia domanda. Per scoprire quello che non possiamo vedere sulla superficie di Roma, scaviamo, cerchiamo i resti del foro di Cesare, scavando sempre più in profondità, ad esempio. Scavare è utile, ma la sfida che ho in mente rimane. La bella architettura rimanente di Roma può distrarci non soltanto dall'architettura sepolta, ma anche dall'anima o dalle anime di Roma. La dottoressa Gatti ci ha ricordato che Augusto ha detto: «Ho preso le città di mattoni e la restituisco di marmo». Era visibilmente vero, basta citare il suo mausoleo, l'Areopagus, Teatro di Marcello, Portico di Ottavio, eccetera. Ma la verità invisibile era quella di un cambiamento della città da una repubblica a un impero sotto il controllo di Augusto stesso. Lui forse voleva che il popolo romano rimanesse distratto dalla sua nuova città di marmo? Lui ha cambiato il materiale della città, ha cambiato anche la sua anima? Quello che vorrei vedere è l'anima di Roma. E se ce n'è più di una, vorrei capirle tutte. L'arte, l'architettura, la letteratura e gli scavi sono tutti di grande aiuto. Ma rimane la sfida di capire coloro che hanno conquistato il mondo, coloro che hanno urlato ai letali giochi del Colosseo, coloro che hanno pregato sui sepolcri dei martiri, coloro che hanno seguito Garibaldi e Mazzini nella Repubblica Romana e coloro che oggi stanno riemergendo dalle loro case nella speranza di ritrovare una vita più o meno dolce. Penso che sia importante mantenere la domanda viva, anche se non si può rispondere in modo adeguato. Ed è con questa domanda che spero di tornare presto a Roma. Com'è l'anima di questa grande città? E com'è cambiata attraverso i secoli?